Buonasera a tutti amici, bentornati di nuovo al nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Oggi abbiamo un po' cambiato quello che era il palinsesto previsto per questo video. Pensavamo di parlare del restyling della Renault Zoe in abbinata con quella che è la sua sorella, in definitiva la Nissan Leaf, che ha avuto anch'essa un restyling pochi mesi or sono. Però recentemente, proprio in questi giorni, è stata presentata una nuova auto del gruppo PSA e allora abbiamo deciso di parlare, di iniziare con questa vettura qua, in modo tale da creare il nostro quarto video dedicato alla PSA, dopo la Peugeot E208, la DS3 Crossback e la Opel Corsa. E in questo video vedremo e scopriremo tutti quelli che sono i dettagli della nuova Peugeot E2008. E allora iniziamo! Come vedete anche dalle immagini, la somiglianza con la E208 sono veramente veramente importanti. Si vede benissimo che il progetto è il medesimo. È lunga 4,30 m, molto più lunga della precedente, era 4,16 m e naturalmente più lunga di quella che è la Peugeot E208, che si ferma a 4,06 m. Il passo è 2,60 m, quindi un passo importante. Un mezzo dovrebbe permettere di stare veramente comodi al proprio interno. E 434 sono i litri del bagagliaio, quindi un discreto bagagliaio. Gli interni sono molto belli, con la cockpit è stato preso dalla Peugeot 208, dalla sorella piccolina. Con lo schermo sarà di 7 o 10 pollici, a seconda di quella che è la variante scelta. Avrà il pulsante per il parcheggio automatico e un impianto audio focal di ben 12 diffusori e 515 watt. Non male. Anche sotto il profilo degli ADAS è stato fatto un grande passo in avanti, con il mantenimento della corsia, cruise control adattivo, l'assistente di parcheggio, la frenata d'emergenza con rilevamento ciclisti e pedoni diurno e notturno fino a 140 km/h, il rilevatore dei veicoli nei punti ciechi, il riconoscimento della segnaletica stradale, il riconoscimento della stanchezza del conducente. Ricordo che parliamo di una guida autonoma di livello 2, e che tutti quelli che erano gli ADAS, io l'ho tradotti dall'inglese all'italiano, perché tutti questi inglesismi io personalmente mi ci perdo. Detto in italiano, per me sono molto più facili da comprendere e solamente anche più semplici da ricordare. Quindi ho cercato un pochino di tradurre la cosa e spero possa piacere. Il motore da 136 cavalli o 100 kW garantisce 260 Nm di coppia, con un pacco batterie di 50 kWh che dà 310 km in ciclo WLTP ed è garantito con una garanzia di 8 anni o 160.000 km per il 70% di carica. E poi, da quello che sembra, la leva del cambio, abbiamo la possibilità di scegliere due tipologie di frenata rigenerativa: in drive, posizione D, per un recupero standard, e in brake, posizione B, con un recupero più accentuato e permette una guida simile ad un pedale. Le modalità di carica sono 7,4 kW in monofase o 11 kW in trifase, a seconda di quello che è l'allestimento scelto. E per quanto riguarda la ricarica rapida, 100 kW, cosa che permette uno 0-80 in 30 minuti, grazie anche al pacco batteria che è raffreddato a liquido, cosa da non dare per scontata, perché non tutte le autovetture ne sono provviste, la maggior parte sì naturalmente. Alcune hanno il raffreddamento ad aria, alcune addirittura ne sono totalmente sprovviste, cosa sconsigliabile perché potrebbe danneggiare la batteria oppure, per colpa delle temperature alte, non poter ricaricare al massimo della capacità. Cosa un po' è successo con alcune autovetture con il Rapid Gate, non so se ricordate. Quindi non diamola per scontata, è cosa molto importante che ci sia. La produzione avverrà a Vigo, in Spagna, e giunti alla conclusione dirò un pochino quelli che sono i consumi, perché grazie al ciclo di omologazione possiamo ricavare quello che è il consumo di kilowattora ogni 100 km, che è un consumo insomma ragazzi, ragioniamole. Il risultato che mi viene è 16,13 kWh ogni 100 km, un po' energivora, eh? Qualcuno di voi dirà: come arrivate a conclusione? E i prezzi? No, non è che me ne sono dimenticato, semplicemente non sono stati dichiarati e quindi non li posso dire naturalmente. E dovessi azzardare, visto che abbiamo scoperto che la Opel 208 più o meno sarà sui 31.000 euro, io mi immagino 6-7.000 euro di più, 5, quindi magari mi immagino 36-37-38.000 euro per questo gioiellino francese. E voi cosa ne pensate? Qua metterò un altro sondaggio come abbiamo fatto con la Opel e Corsa, per capire un po' quelli che sono gli umori
di coloro che guardano questi video, di coloro che amano la mobilità elettrica. E quindi voi preferite un SUVettino come questo, carino, però un po' energivoro, o preferite più una berlina? O magari dipende solo dal prezzo. E quindi ragazzi, questo sarà un po' l'ABC, l'1-2-3 di questo sondaggio che vi invito naturalmente a fare. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video che credo abbiate già capito di cosa si parlerà. Vi invito ancora a iscrivervi, casomai non l'aveste fatto, e di continuare a seguire naturalmente Marchio Elettrico all'interno del mondo di YouTube. Io ancora vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!